Un buongiorno e un buon venerdì del 14 gennaio a voi tutti, carissimi amici all'ascolto, ancora pronti questa mattina per ascoltare una nuova meditazione tratta dal tesoro del Vangelo. E la meditazione di questa mattina si intitola Fratelli di Cristo. E andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, al primo capitolo, il primo verso. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Questa lista di nomi ci rammenta la peccaminosità e la corruzione della natura umana. Notiamo infatti come tanti ottimi genitori che compaiono in questo elenco ebbero figli malvagi, ebbero figli lontani da Dio. I nomi di Roboamo, Joram, Amon, Jeconia dovrebbero impartirci una lezione di profonda umiltà. Essi avevano padri devoti al Signore, eppure si rivelarono uomini malvagi. La grazia ricevuta evidentemente vale più del buon esempio e dei validi consigli. Coloro che sono nati di nuovo non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio, è scritto in Giovanni 1,13. I genitori cristiani dovrebbero pregare e dovrebbero farlo giorno e notte affinché i propri figli nascano dallo Spirito. Riflettiamo su quanto sia contaminata la nostra natura e consideriamo l'atteggiamento di condiscendenza che indusse Gesù a nascere da una donna e ad assumere compiutamente la natura umana. Alcuni nomi che figurano in questo elenco rievocano storie vergognose, storie tristi. Alcuni non compaiono addirittura in nessun'altra parte della Bibbia, ma su tutti, alla fine, svette il nome del Signore Gesù Cristo. L'Iddio eterno si è umiliato fino a diventare uomo per redimere un'umanità peccatrice. Scriverà l'Apostolo Paolo ai seconda lettera di Corinzi, al capitolo 8, versetto 9. Dovremmo sempre leggere questo elenco con profonda riverenza. Nessun essere umano è fuori dalla portata della compassione e della misericordia di Cristo. I nostri peccati possono essere evidenti proprio come quelli dei personaggi elencati da Matteo, ma non potranno mai precluderci l'accesso al cielo se ci ravvediamo e crediamo nell'Evangelo. Se Gesù non si vergognò di nascere da una donna dai natali così poco illustri, non dobbiamo pensare che egli si vergogni di chiamarci fratelli e di renderci capaci e partecipi della vita terrena. Che il Signore ti benedica.